Buongiorno a tutti, carissimi amici, carissime amiche, fratelli e sorelle. Con questo messaggio voglio raggiungere tutti, voglio raggiungere ogni casa, voglio raggiungere ogni persona. Oggi iniziamo un tempo importante per la Chiesa, il tempo di Avvento. Noi solitamente quando pensiamo al tempo di Avvento pensiamo al Natale, al 25 di dicembre. Lo dico soprattutto ai più piccoli perché quando inizia questo tempo si inizia già a scrivere la letterina, si iniziano a fare tanti buoni propositi, si inizia ad addobbare la casa, si inizia a rendere diverso proprio il clima. Ma a volte, purtroppo, quello che noi facciamo tenta di mascherare, tenta di coprire magari qualche lacrimuccia, qualche tristezza che c'è sotto. E questo tempo però ci porta un po' di gioia, ci porta una speranza. Perché? Ecco, noi il 25 ricordiamo un Dio che è già venuto. Poi il nostro paese è famoso e vive un'esperienza bella che è quella del presepe vivente. Ma tra poco vi dirò una cosa a riguardo. Ma noi andiamo avanti tutti i giorni e io è proprio da qui che voglio partire in questo messaggio, perché guardate, Gesù qui c'è ogni giorno. Gesù è nato nella storia oltre 2000 anni fa a Betlemme, ma Gesù viene ogni giorno su questo altare, nell'Eucarestia, nei sacramenti, nella parola, nelle persone che incontriamo. E Gesù è in questo tabernacolo che veglia su di noi e ci custodisce, ci protegge. Quello che vivremo quest'anno, vedete, ho voluto insieme agli amici che ringrazio che hanno realizzato questa corona di Avvento, perché prende spunto dalla corona di Avvento, è una strada. Noi stiamo in un periodo, in un tempo della Chiesa in cui sentiamo sempre parlare di sinodalità, sinodo. Che cosa vuol dire? È semplicissimo, una parola deriva da una parola antica che vuol dire sulla strada. Però siun, insieme, con. Noi siamo insieme su questa strada. Innanzitutto con chi siamo insieme? Beh, con Lui. Con Lui. Guardatelo. Guardate questo sguardo. Lui che cammina con noi su questa strada. Lui ha cominciato a percorrere le strade della Palestina 2000 anni fa, oggi continua a percorrere le strade di tutto il mondo, anche le strade della nostra Faggiano, anche nelle nostre case. Allora noi abbiamo voluto raffigurare questa strada, perché la vita è una strada, la vita è fatta di strade, di tante strade che a volte sono parallele, a volte si incontrano, ma alla fine siamo tutti sulla stessa strada, credenti e non credenti, cristiani e non, sposati e non, cioè, ma alla fine noi siamo bravi a fare le divisioni, però Cristo ha detto io sono la via, io sono la strada, cioè perché il terreno che calpestate, beh ci state tutti sopra e lì non esistono differenze, ognuno c'ha la sua storia, ognuno c'ha il suo modo di camminare, ma l'importante è tutti arrivare alla meta. Qual è questa meta? Quell'incontro. Ecco, la Chiesa cos'è? Se uno mi domandasse che cos'è la Chiesa, per me la Chiesa è un incontro, l'incontro con un Dio che mi ama, con un Dio che per me si è fatto povero, si è fatto umile, si è fatto carità, un Dio che per me si abbraccia, mi abbraccia, un Dio che è per me. Ciascuno deve poter dire Dio è per me. Chi è Dio? È il Gesù, il Dio per me, per la mia famiglia, per la mia vita, per il nostro paese.
Allora ecco, su questa strada vedete che ci sono le classiche quattro lampade di avvento che noi accenderemo ogni settimana. E poi ecco, trovate la parola di Dio, la Bibbia. Perché? Perché è importante, diceva San Francesco d'Assisi, che la regola è il Vangelo di nostro Signore. Pertanto abbiamo pensato di vivere durante il tempo di Avvento un percorso comunitario con la parola di Dio attraverso il metodo della Lectio Divina. Noi forse non conosciamo molto la Bibbia, però abbiamo questo testo sacro che dice a un certo punto: tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Noi vivremo tre serate, il 1° dicembre, il 9 di dicembre e il 16 di dicembre. Ho invitato tre amici sacerdoti, Don Pompiglio Pati, parroco di Lizzano, Don Davide Enrico, padre spirituale al seminario di Molfetta, e Don Giuseppe D'Alessandro, che è stato il mio rettore al seminario minore, è stato per tanti anni padre spirituale al seminario di Molfetta ed è parroco adesso a San Giorgio. Tre persone che sono esperte della parola di Dio e ci aiuteranno a pregare con la parola di Dio. Durante questo tempo non possiamo dimenticare la carità. Ecco, ci capita che durante il percorso incontriamo e sappiamo che tante famiglie, soprattutto in questo tempo molto difficile, a volte anche le nostre famiglie, vivono un tempo difficile, vivono un tempo di povertà, vivono un tempo di solitudine. Pertanto voi in chiesa troverete nella cappella del Sacro Cuore, quella, troverete dei cestini. Per tutto il tempo di Avvento sarà possibile donare generi alimentari e di prima necessità per le persone bisognose nella cappella del Sacro Cuore di Gesù. La bellezza è che però, ecco, non tutti, ecco, la Caritas non sempre riesce a raggiungere tutte le famiglie, perché a volte alcune persone sono chiuse in se stesse, perché la povertà non è una cosa semplice che uno la mostra facilmente, a volte ci sono delle povertà nascoste. Allora ho pensato che quelle ceste staranno sempre lì. Chi può, doni. Chi ha bisogno, venga e prenda, tranquillamente. Non ci vuole la domanda in carta bollata, modello i segni. Venite, chi ha bisogno, chi può, doni. Invito davvero tutta la gente a essere generosa. Quindi chi può, doni, ma chi ha bisogno non abbia paura, vergogna, venga magari quando lo ritiene opportuno, qui troverà la cesta o può rivolgersi direttamente a me, venga, prenda o venga e chieda, tranquillamente. Poi vi dicevo del presepe. Beh, Faggiano è la città del presepe vivente, noi siamo gemellati con Betlemme. Tra l'altro dobbiamo fare in modo che questo gemellaggio non sia solo un cartello stradale all'ingresso, ma che sia qualcosa di concreto. Cioè, davvero la nostra terra deve diventare sempre di più il luogo dell'amicizia, come ci ricorda il Vescovo nelle tre parole che ci ha dato quest'anno: amicizia, sinodalità e sacramentalità. La Chiesa Sacramento di Cristo, ma soprattutto l'amicizia con i cantieri di Betania. Beh, la Chiesa è un cantiere, ma la nostra vita è un cantiere sempre aperto. Ecco, sarebbe bello, ho chiesto anche, dovrebbe arrivare un bel cartello lavori in corso, perché la vita dell'uomo è sempre lavori in corso. Uno non può mai dirsi arrivato, non può mai dirsi io sto, ecco, ho finito. No, c'è sempre da lavorare su se stessi, c'è sempre da lavorare sull'ambiente, su tutto. Allora l'idea del presepe ci ricorda che
forse dobbiamo anche nelle nostre case. Papa Francesco dice, cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall'infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l'amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui. Tutti figli e fratelli grazie a quel bambino, figlio di Dio e della Vergine Maria, e a sentire che in questo sta la felicità. Molti vi ho detto che il presepe lo realizzano nelle case. Pertanto, chi lo desidera, dopo aver realizzato il presepe in casa, potrà contattarmi telefonicamente su WhatsApp al numero che ho messo, lo conoscono tutti però, 328 57 78 494, lo troverete tutti, e verrò a benedire il presepe, la casa e la famiglia, e darò in dono a ogni famiglia un bambinello, perché noi dobbiamo far nascere Gesù nelle nostre case. Voglio concludere con una cosa molto importante. L'avvento non è propriamente la preparazione al Santo Natale, avremo modo di dircelo, ma l'avvento ci educa a uno stile, che è lo stile dell'attesa. Noi a volte siamo la società del tutto subito, che vogliamo tutto subito e in fretta. Invece l'avvento ci insegna l'attesa. Diceva una grande che i beni più grandi non vanno cercati, ma vanno attesi. Allora mi venivano in mente quello che scriveva Don Tonino. Mi viene da pensare che anche in cielo oggi comincia l'avvento, il periodo dell'attesa. Qui sulla terra è l'uomo che attende il ritorno del Signore. Lassù nel cielo è il Signore che attende il ritorno dell'uomo. Ritorno che si potrà realizzare con la preghiera, con una vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, di purezza, di amore e con la testimonianza evangelica e con una forte passione di solidarietà. Carissimi amici, l'avvento non è attendere il 25 dicembre, ma l'avvento è un tempo che ci apre sul futuro, o meglio, è il futuro che si spalanca nel presente, è un tempo di speranza. E credetemi, in questo tempo, martoriato dalla guerra, dalla crisi, noi abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di speranza. È il cristiano che è portatore sano di questo messaggio, di questa lieta notizia, l'Evangelion, il Vangelo della pace, il Vangelo della speranza, il Vangelo della vita, deve saper aiutare le persone a non scoraggiarsi nell'attesa. Allora l'avvento non dura 4 settimane, quello è il tempo liturgico, l'avvento dura tutta la vita. Saper attendere quell'incontro, quell'abbraccio, e chiediamo aiuto alla Vergine Maria con le parole di Don Tonino. La vera tristezza non è quando a sera non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più, neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita e ormai i giochi siano fatti e nessun'anima viva verrà a bussare alla tua porta e non ci saranno più né soprassalti di gioia per una buona notizia né trasalimenti di stupore per un'improvvisata e neppure fremiti di dolore per una tragedia umana. Tanto non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere.
La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone e si srotola interminabile senza dire più nulla verso il suo ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore delle sue attese. Forse è vero. Se così bisogna concludere che Maria, la più santa delle creature, proprio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno. Già il contrassegno iniziale con cui il pennello di Luca la identifica è carico di attese, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, fidanzata cioè. A nessuno sfugge a quale messe di speranze e di batticuori faccia allusione quella parola che ogni donna sperimenta come preludio di misteriose tenerezze. Prima ancora che nel Vangelo venga pronunciato il suo nome, Maria si dice che era fidanzata, vergine in attesa di Giuseppe, in ascolto del frusciare dei suoi sandali sul far della sera, quando profumato di legni e di vernici egli sarebbe venuto a parlarle dei suoi sogni. Ma anche nell'ultimo fotogramma con cui Maria si congeda dalle scritture, essa viene colta dall'obiettivo nell'atteggiamento dell'attesa. Lì nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, in attesa dello Spirito, in ascolto del frusciare della sua ala, sul fare del giorno, quando profumato di unzioni e di santità, egli sarebbe disceso sulla Chiesa per additarle la sua missione di salvezza. Vergine in attesa all'inizio, madre in attesa alla fine. E nell'arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l'altra così divina, 100 altre attese struggenti. L'attesa di lui per 9 lunghissimi mesi, l'attesa di adempimenti legali festeggiati con fruscoli di povertà e gaudi di parentele, l'attesa del giorno, l'unico che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più, l'attesa dell'ora, l'unica per la quale non avrebbe saputo frenare l'impazienza e di cui prima del tempo avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini, l'attesa dell'ultimo rantolo dell'unigenito inchiodato sul legno, l'attesa del terzo giorno vissuto in veglia solitaria davanti alla roccia, attendere, infinito del verbo amare, anzi nel vocabolario di Maria amare all'infinito. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono, vedi, le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un non nulla per farci trasalire di gioia. L'arrivo di un amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava e rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che irrompeva quando si preparava una culla. Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti, soffriamo una profonda crisi di desiderio e ormai paghi dei 1000 surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla, neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell'alleanza. Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli che usciti un giorno di casa non ci sono tornati mai più, perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della giungla, perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni, perché travolti dalla tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita. Riempi i silenzi di Antonella, un personaggio che cita D'Antonino, personaggio vero, che non sa che farsene dei suoi giovani anni dopo che lui se n'è andato con un'altra.
colma di pace il vuoto interiore di Massimo, un'altra persona, che nella vita le ha sbagliate tutte. L'unica attesa che ora lo lusinga è quella della morte. Asciuga le lacrime di Patrizia, che ha coltivato tanti sogni a occhi aperti e per la cattiveria della gente se li è visti così svanire a uno, che ormai teme anche di sognare a occhi chiusi. Questi personaggi potrebbero avere i nomi di tante persone di oggi. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci finalmente arpa e cetra, perché con te, mattiniera, possiamo svegliare l'aurora. Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere, bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione, attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò ministri dell'attesa. E il Signore che viene, Vergine dell'Avvento, ci sorprenda anche per la tua materna complicità con la lampada in mano. Carissimi amici e amiche, fratelli e sorelle, a tutti e a ciascuno, buon cammino di Avvento. Vi voglio bene, Don Francesco.